stormi scossi, quando il treno esce dalla terra, il cielo nero oltre gli sciami dei segnali, e il vento che nasce tra i binari e si disperde tra i capannoni, le serre abbandonate, le colonne dei camion nella nube, l'erba medica ai lati della strada nel colore che copre la città, mentre le luci dei lampioni colpiscono le nuvole. E la calma, di quando si comprende che la vita esiste e non significa, mentre il vagone ridiscende e il vostro volto riflesso scompare dalla plastica, dove le dita muovono la brina. Essere questo, nella prima onda del ritorno, un vuoto liquido sopra la rete delle strade, un giorno che ripete se stesso. Quando si impara a vivere il presente senza pensare di non appartenergli, e la grande periferia da attraversare il mondo vero, il proprio posto, nel campo delle forze. Territori. La persona che incrocia la tua vita battendo i tasti della cassa non sa nulla di te, ma può capire cosa possiedi e cosa desideri da come sei vestito. Può misurare la distanza che separa i vostri mondi mentre ripete l'azione per la quale viene pagata e che le permette di vivere. Da qualche parte custodisce le passioni che rendono tollerabili i gesti ripetuti per 8 ore fra questi scaffali e che le trasmettono la docilità con cui rimane seduta a replicare gli stessi movimenti, aderendo a ciò che le è accaduto, a ciò che è stato fatto di lei, come a un destino che è insensato contestare. Si protegge prolungando abitudini, costruendo un territorio. Il tuo comincia oltre la porta che hai aperto, tra i passanti sotto i cartelloni, mentre il paesaggio che conosci ti riporta in te stesso, un cielo teso oltre i palazzi, la luce del mattino, sopra i tuoi luoghi comuni. Ringraziamo Guido Mazzoni che di passaggio a Bologna si è reso disponibile per questa chiacchierata sulla sua raccolta di poesie, I Mondi, edita nel 2010 da Donzelli e da cui ho appena letto appunto. E diciamo che la raccolta I Mondi è divisa in 6 sezioni in cui c'è un'alternanza tra poesia e poesia in prosa e dopo ne parleremo di questo. E la struttura del libro è apparentemente semplice, si presenta un soggetto poetico che ripercorre un po' le tappe della sua esistenza, della sua biografia, dall'infanzia all'adolescenza, i 20-30 anni, in maniera abbastanza lineare, diciamo. E nel corso delle varie poesie si assiste a continui ragionamenti sulla propria esistenza, sulla vita in generale, e appunto da questi ragionamenti si snodano alcuni punti di riflessione. E in particolare vogliamo partire, insomma, a parlare da quelli che ci sembrano due punti centrali della raccolta, il tempo e lo spazio. Il tempo è presentato in un duplice aspetto, diciamo, nell'aspetto del tempo della vita, che è come un flusso, la parola flusso ritorna in molte poesie, e il tempo invece percepito nel ricordo, quindi un'immagine, un frammento di tempo che quindi è qualcosa di chiuso. E il flusso della vita nella poesia, quando smetti di cercare, penso, diventa telo che divide, quindi appunto qualcosa che separa, che allontana, cioè l'idea di questa distanza che crea isolamento. E questa dimensione della chiusura l'abbiamo notata anche per quanto riguarda lo spazio, appunto. Le monadi che citi nella prima poesia, i mondi, questi mondi appunto che danno il titolo alla raccolta, sono un po' gli spazi che l'uomo si crea, insomma, nel suo isolamento, nella sua separazione dagli altri. Per questo, vogliamo dire, si può dire che quello che si va a definire nella raccolta è una solitudine nel tempo rispetto a se stessi,
perché nel ricordo c'è appunto questa distanza. In alcune poesie si parla anche in terza persona, nell'io che parla del passato parla in terza persona di se stesso, e una solitudine rispetto agli altri nello spazio, in questi mondi. Nella poesia che hai letto, Territori, la persona che incrocia la tua vita si protegge prolungando abitudine, costruendo un territorio. Cioè, oltretutto, per l'ultima cosa, solitudine è la parola che chiude l'ultima poesia, e quindi la raccolta intera. Cioè. Vi ringrazio per l'idea di questa intervista. Mi fa davvero piacere essere qui con voi e discutere del libro che hai descritto molto bene. Mi riconosco nel modo nel quale hai presentato la raccolta. I Mondi è un libro che ha un'impalcatura esteriore di un classico libro di lirica moderna. La persona che dice io coincide con la persona empirica che mette la propria firma sul libro, e questa persona racconta frammenti della propria vita messi insieme a costituire una traiettoria, una biografia, che comincia dall'infanzia, da un ricordo infantile, e finisce con l'assunzione della maturità. Si capisce che il libro finisce nel momento in cui la persona empirica scrive in fondo al libro stesso la data di chiusura, 2007. E questa è l'impalcatura esteriore. Rispetto però alla classica forma di un libro di lirica moderna, in questa opera ci sono due differenze. La prima riguarda la qualità della persona e dell'io che si esprime e prende la parola, e la seconda riguarda l'alternanza tra prosa e poesia. La persona che dice io nei Mondi, a differenza del classico personaggio della poesia lirica moderna fino ad una certa data della sua storia, diciamo della poesia lirica moderna nella sua fase romantica, costitutiva e iniziale, non ha alcun privilegio. Mentre quando si leggono le poesie di Wordsworth, di Leopardi, di Baudelaire, assistiamo ad un io lirico, a Mr. Shelley, un io lirico che ha vissuto delle esperienze privilegiate nel bene e nel male. Il personaggio che dice io in questa raccolta, parlando dell'altezza storica della fine del XX secolo, dell'inizio del XXI, vuole essere una singolarità qualsiasi. Nel corso del libro dice di aver vissuto una sola vera esperienza, un'esperienza di premorte conseguente a un incidente stradale, quindi peraltro ad un evento seriale, un evento che può capitare. Questa è la sua unica esperienza, tutto il resto è immerso nella singolarità qualsiasi, nella vita qualunque di un individuo come tutti, che vuole essere come tutti e che si riconosce come tutti. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è che il libro alterna momenti in poesia a momenti nei quali l'elemento riflessivo, che comunque è implicito già nei testi in versi, ricerca un nuovo spazio, si dispiega, rompe la gabbia del verso e diventa prosa. Nel far questo, i Mondi si situano in una linea di continuità con esperimenti della poesia italiana degli ultimi 20 anni che io trovo molto interessanti, di rottura della barriera tra poesia e prosa. Esercizi di dittologia di Valerio Magrelli, 1992, la mescolanza di poesia e prosa che troviamo nelle raccolte di Antonella Nedda, Ritorno a Planoval di Stefano Dal Bianco, 2001, quello che Mario Benedetti ha fatto dopo i Mondi, ma che comunque sento essere in continuità con quello che ho cercato di fare io, Mario Benedetti che ha pubblicato nel 2010 Materiale di un'identità, in cui elementi diversi e elementi di prosa sono mescolati. E poi la raccolta Prosa in Prosa, in cui 5-6 poeti aderenti al gruppo GAM hanno proposto un oltrepassamento dei versi e la costituzione di un genere ibrido a metà fra la scrittura in versi classica e la ricerca prosaica. Anche i Mondi vanno in questa direzione, vanno in questa direzione perché hanno bisogno di oltrepassare la dimensione lirica attimale e di istituire uno spazio di
meditazioni filosofiche sul senso di questi atti. Come tu dicevi, la raccolta ha una struttura volutamente frammentaria, cioè i frammenti di vita che si raccontano sono percepiti come isolati, come epifanici, cioè una voluta costruzione epifanica del singolo frammento poetico in questa raccolta, che corrisponde ad una posizione filosofica, cioè l'idea che la vita che si sia, per dirla con un verso di Vittorio Sereni, che tutti noi si sia custodi di attimi, non di anni, cioè che la nostra vita sia fatta da lunghe campiture di ripetizione all'interno delle quali non accade nulla che veramente ci faccia fare esperienza, rotte da attimi o di esperienza vera, cioè di differenza, qualcosa che distrugge la continuità del quotidiano, oppure più spesso di consapevolezza. Questi sono i momenti epifanici in cui ci si rende conto di qualcosa, di come si vive, di essere vivi nel mondo, degli altri, dell'alterità degli altri, dello scorrere del tempo. Quindi vi è da un lato il tentativo di mettere insieme queste parti a costituire una traiettoria, dall'altro la consapevolezza che si tratta di parti, di frammenti, di monadi di tempo. Queste monadi di tempo sono percepite come attimali e chiuse in se stesse, recuperate attraverso la dimensione del ricordo. Nella dimensione del ricordo, peraltro, non c'è soltanto la riemersione del passato, ma c'è la riemersione interpretante del passato. Il ricordo non è mai la restituzione di ciò che è stato, è la reinterpretazione di ciò che è stato alla luce del presente. E in questi testi non c'è mai la resurrezione del frammento di passato, ma c'è sempre la meditazione sul passato che risorge nel momento epifanico.